Ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo unboxing Pokémon con Lucrezia. Ciao ragazzi! Oggi andiamo a sfidarci, finalmente anche noi apriamo l'Elite, il set allenatore fuori classe di Gran Festa. Dentro ci sono ben 10 pacchetti di Gran Festa, 5 pacchetti random e qui dovremmo tirare a sorte perché sono dispari. Quindi uno rimane con no. un pacchetto di meno. Eh sì, quello... Questo non me l'avevi detto però. Purtroppo per la sfida è un po' così, però... Dai, vabbè, te lo do a te. No, stavo dicendo, prima ce vediamo i pacchetti. Tu. No, prenditelo tu perché così almeno c'è una possibilità, in più per battermi. Allora, ragazzuoli, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva la notifica quando pubblico tutti i nuovi video e lasciate un bel like, raga, perché questi set sono stupendi. Dentro, oltre a tutti questi pacchetti, c'è anche il Greninja Gold Star, bellissimo veramente. Adesso glielo facciamo vedere a Lucrezia che lei ancora non lo sa. Vediamo cosa c'è scritto dentro. Non riesco a farlo. L'allenamento non finisce mai con il logo del 25esimo. Raga, mi raccomando, fateci sapere se voi siete riusciti a prenderlo. Se siete riusciti, se lo avete spacchettato, se l'avete tenuto sealed, cosa avete trovato. Io non ho visto tanti unboxing di questo Elite, di conseguenza non davvero? So quanto può uscire. Il pool penso sia lo stesso delle collezioni, quindi il pool abbastanza alto. Queste sono tutte le carte che ormai conosciamo, no, a memoria di più. Hanno già visto il nuovo video degli acquisti Pokémon, quindi sanno che mi sono comprato l'Umbreon Gold Star e anche il Mew. Il Mew Gold. Aspetta, fai vedere un po' più in qua. Quindi di importante ci manca solo il Charizard, quindi il nostro obiettivo di oggi è quello. E se troviamo un altro di questo? Eh beh, non lo schifiamo, non lo schifiamo di certo. Ok, andiamo allora. Ok, allora, il set, per chi ancora non lo avesse visto, si presenta veramente... Cioè, figo. Senza parole, bellissimo. Molto più bello rispetto agli altri. Molto bello. Allora, cioè, qui così abbiamo... con minimal, con questi colori, esatto, così, molto bello, nero, giusto... L'essenziale. Dunque qui abbiamo ovviamente i soliti segnalini. Il dado questa volta è trasparente con i pallini gialli. Ovviamente a tema. Vediamo, andiamo a vedere le sleeve che saranno. Mamma che belline. Fighe. Belle belle. Ma sono sempre opache. No, credo siano opache. Esatto, sono opache. Uffi. Però le sento leggermente più morbide. Vediamo. Comunque bello. L'artwork è bellissimo, bello bello. Pensavo fossero come i divisori, così, invece le hanno fatte nere. Eccola qui, guarda qui che roba. Squarcianebbia e pugnale d'ombra, Greninja Gold Star. Bella, eh? Figa, sì. Bella bella, questa ce la mettiamo di sfondo. Poi abbiamo le nostre energie, come sempre. Eccoli qui, 3, 6, 10. 10 più. Come li dividiamo? Più che ci sta? Vediamo. Ci stanno 3. Io mi prendo questo. 3 fiamme oscure e 2 fragore ribelle. Ok, raga, abbiamo deciso. Visto che io ne apro una in più, mi prendo 2 fragori e un fiamme oscure. Lei si prende 2 fiamme oscure. E qui dobbiamo dividerci i pacchettini, eh? Chi li decide? Vai, no, dai, prendine 5, dai. Li prendo a caso, non l'abbiamo mai prendili fatto. Prendili a caso. No, già l'abbiamo fatto, mi sa. Così? Sì, non sì, mi sì. Ricordo. Con, quindi 5 hai detto. 5. Con il box di Mew 4. Giapponese, te lo ricordi? E 5. Davvero? Vai. Mi sembra di sì. Boh, non mi ricordavo. Ok, qui ricomponiamo il codice. Vi devo regalare, mi scordo sempre. Ok, raga, ci siamo. Questi sono i suoi, questi sono i miei. Parto io? Vai, parto voi. Io? C'ho sempre la patata bollente, insomma. Partiamo subito con fragore, sperando, come sempre, di non droppare. Se proprio dobbiamo droppare, almeno in fiamme oscure, che c'è la possibilità di trovare un paio di Charizard, niente male. Sì. Uno, se non ve lo ricordate, è quello lì dietro, il V-Max normale, mentre l'altro è il V normale. Molto bello anche quello come artwork. Allora, Vulpix, Koffing, Shinx, Scyther e Vuota, Garbodor. Vado vuota, con vuota, fiamme vuota. Oscure? Vai, sì, tu c'hai solo fiamme oscure. Ce ne hai 2. Quindi gli altri, quelli di Gran Festa, li facciamo dopo. Certo, quelli là ce li lasciamo alla fine. Ok. Mi mancano veramente poche carte di Gran Festa. Ci manca il Charizard. Ci manca il Professor Oak l'impostore. Parlo di fuori serie, okay. Perché di carte normali del set mi manca solamente il Professor Oak, quello full art. Ancora non l'abbiamo trovato.
Invece in fuori serie ci manca Professor Oak l'impostore, ci manca il Charizard, ci manca, se non sbaglio, il l'Oxerneas, il Mega Rayquaza, il Tapulele, il Dark Gyarados e il Rocket Zapdos. Cavolo. E di quelli che prendevano a me c'era Gyarados, Charizard e basta. E anche il Luxray ci manca. No, te non mi ricordo. Non mi ricordo quelle. No, te Xerneas, tu avevi detto. Avevi detto Mega Rayquaza che ti piaceva. Ah, sì, è vero, vero, vero. Allora, fiamme oscure per me. Vai. Chissà se in 5 pacchetti random. No, ma perché ho aperto fiamme oscure io? Vabbè, volevo tenerlo per ultimo. Invece ho aperto prima fiamme oscure e poi. Vabbè, niente. E niente. È andata così. Vediamo se c'è qualcosina nel mio fiamme oscure. Ma. Neanche per sbaglio, mamma mia. Nell'ultimo di fiamme oscure. Vai, poi, siccome devo aprire io Fragori Ribelle, inizi te con il primo di Gran Festa. Ci stai? Ok, vabbè. Vai, apri il tuo. Però, se dovesse essere che vinci, ricordati che io ti ho dato un pacchetto in più. Però ricordiamoci che te le sei scelte tu. A parte che non c'è pericolo. Senti, l'altra volta pure le hai scelte non tu. Non c'è pericolo perché non stiamo trovando niente stesso, in questi. Infatti. Allora, Dartrix, Stempo più centrale, Clang, Wimpod, Fletchling. Ma sai che mi sa che c'è qualcosa di interessante? Vai piano che c'è qualcosa di interessante. Vai, Simisear. Cioè, ma ha trovato la gold! Sì. Mi ha trovato la gold! Sì, guardatelo! Mamma mia, vai! Bello! Sì. Cioè, questo lo volevi? Questo già ce l'ho. Ah, no, allora non è giusto. Già ce l'ho, però l'avevo comprato, molto bello però, eh. Cioè, guarda che mi hai trovato. Guarda che mi hai trovato nei pacchetti random. Già. Cioè, sei veramente... Nell'ultimo pacchetto di Fiamme Oscure. Il problema è che già sei andata a 3. Ciao, io ti saluto. È andata a 3 nei pacchetti random, pensate quando iniziamo ad aprire Gran Festa. Vabbè. Figa, comunque. Bella, Rillaboom è molto bello. Bello. Non so se in fiamme oscure. Dovrebbe essere in fiamme oscure Loundom. In teoria. Non me lo ricordo, lo sai. C'è Loundom Gold. Però non mi ricordo in che set è. Sandygast, Vulpix, Koffing, Shinx, Yamask, Caterpie. Mamma mia, raga. Mamma mia. Me la porto ormai dietro la sfortuna. Ah, qua ce ne stanno 5. No, ce ne stanno 4. Ok, vai, ci siamo muniti di forbici, almeno facciamo prima. Vai, codice. Primo pacchetto di Gran Festa. Wow, come devo fare? Del nostro... Nessun trick, gira direttamente. Ah, ok. Gira direttamente e vai piano perché in terza posizione potrebbe esserci... Adesso potrebbe esserci la fuoriserie, capito? Ok, non c'è niente, Xerneas. Ma che figo però. E ricerca accademica, niente. Vuoto. 4 solo, io me ne ricordavo di più. No, qua. E 5 è nei pacchetti giapponesi, forse te stai a confondere con quelli. Sì, con i giapponesi. 5 stanno lì. Allora, vediamo che cosa trovo io. Anche perché devo fare qualche puntino, perché 3-0 è partita leggermente male. Allora, giriamo. Oh, che ha un brutto segno sull'olograficità, sulla parte brillante. Palkia. Nessuna fuoriserie e niente di niente. Anche con okay. Gran Festa partiamo proprio a bomba, eh. Ok, secondo. Vai, dobbiamo rompere il ghiaccio con la fuoriserie, eh. Però già che mai trovato questa, penso che ancora li valga sui 35. Cavolo. Rillaboom. Ha voglia? No, è una bella carta. Allora, Reshiram. Oh, vai pianino. Fuoriserie. Fuori serie? Cosa c'è di fuori serie? È tutto. Figo. Con questo bordo, se è rosso, è Charizard. Per farti capire. Però può essere veramente troppa roba. Con quel bordo. Vai pianino. Scavalla piano piano. Piano piano. No. È Zapdos, mi sa. Al contrario. Al contrario. Al contrario. Vai. Vabbè. Perché al contrario? Non lo so. Può capitare. Io ho visto tanti unboxing addirittura che trovavano le carte in spagnolo. Sono uscite carte in spagnolo nelle collezioni italiane. Ma tante, non uno. Allora, un altro 3 punti. Carino. Vabbè. Però, Pikachu di comprare. Già ce l'abbiamo perché l'ho comprata. Ma perché le compri? Questo è il bello, che le trovi... No, perché ho trovato un'occasione imperdibile. L'ho fatta vedere nel video scorso degli acquisti Pokémon. Era proprio nel pacchetto...
Mi sembra che erano 5 carte, tra cui anche Pikachu di compleanno. Non potevo lasciare... Cacchio. Oh cavolo. Oh cavolo. Allora, prendi altri tre punti li ho fatti. No, li i primi tre punti. Ma che, non è che è quello che ho trovato io l'altra volta? Allora, no, non è Reshiram. Potrebbe essere il Mega Rayquaza. No, l'altra volta al contrario. Vediamo. 4 punti. Bello, questo qua ci mancava. Figo. Bello, bello, questo bello. Non l'ho comprato. No, questo non l'avevo comprato, questo mi mancava è proprio. Carino questo. Bellino, sì. Vero? Molto. Bello. 4 punti. 4 punti più carta mancante, bellissima, veramente. Sono più contento per questa che se mi dovesse uscire, per esempio, un'altra fuoriserie che ho, capito? Un altro Venusaur, che già ce ne abbiamo 3. Bello, bello il mio ex, eh? Sì, molto. Dai, 6 a 4. Sono in partita. No, il Reshiram ero sicuro che non fosse, perché il Reshiram, la figura di Reshiram parte direttamente dalla base. Però, due pacchetti su due con la carta al contrario. Vai, quant'è il terzo pacchetto? Sì. Quindi ne abbiamo aperti 3, 6, ne abbiamo aperti 4 e sono uscite due Freezerie, dai, non è male. Ok, andiamo. Palkia. Oh, vai piano piano, vediamo se c'è qualcosina. Sì, no. No, non c'è niente. Lugia, credo ci sia una sì, V dietro qualcosa. Però. Sì, una V. Pikachu Surf, ok, un punticino. Oh, stasera tutti i Pikachu. Un punticino l'hai preso, sì è vero, già ne sono usciti 3. E quindi vai a 7. Porca miseria. Non te fermi. Quanti ce ne mancano? 2? Solo. Due a te e 3 a me. Sì, ma eccola. Qui sono già 13 minuti che stiamo registrando, Poi tagliandolo non lo so. Il tempo però, noi sono 13 minuti che stiamo registrando. Allora, se anche a me viene da fare il trick comunque. Sì, allora, Xerneas. Vediamo se c'è qualcosina. Kyogre. Fuori serie. E il bordo è quello del Charizard. Sì. Oddio, no, lo voglio trovare io. Allora, trovato... Aspetta, perché Madonna. Stai 3, 3, 6 e una 7. E 4 e 3, 7. Ho pareggiato con sta fuoriserie. No, non c'è stacco. No, un altro Venusaur. Al contrario, ma stanno tutti al contrario. Cioè, ma hai superato 8 a 7. 8 a 7. Ok, ma devo trovare il Charizard. Madonna, raga, un altro Venusaur. Ne stanno uscendo veramente a quintali di Venusaur. Vai, intanto apri il tuo. No, non può finire così questo video. Non può finire così. Vabbè, dai. Adesso presto, tocca trovare qualcosa. No, è ancora presto, dai. Non canto vittoria perché hai ancora due pacchetti. Però due pacchetti. No, sono contento. Sono tanto contento per il tuo Rillaboom e per il mio ex, che sono veramente belle come carte. Venusaur, raga, purtroppo l'ho detto prima. Sta uscendo veramente tantissimo. Sì. Vai, Xerneas. No, Ivelton. C'è quindi. C'è qualcosa? Qualcosa c'è, sì. Vai, piano piano. Non è fuori serie? Dove l'hai visto? No. Era i brillantini della volta. Erano i brillantini. Sono stata convinta. Stava di cavolo, almeno ti recupero. Qui posso allungare, ragazzi. Allora, mi ero quasi dimenticato, ragazzi, di dirvi che su starkgrading.com è iniziata la collaborazione, ragazzi, con questo ente di gradazione italiano. Se mettete il codice GAB15 avete il 15% di sconto su tutto il carrello, ragazzi. Quindi andate a dargli un'occhiata. L'artwork, più o meno lo stile delle gradazioni, è questo qui. Lo avete visto, se avete visto appunto il video scorso degli acquisti. Mi è ritornato il Charizard che gli avevo mandato e questo... Faccio vedere anche il retro. Questo è lo stile delle loro gradazioni. Veramente molto carino. Dunque, però, non lasciamoci distrarre dalle collaborazioni. Andiamo a vedere se riesco ad allungare un pochino il vantaggio. In questo momento siamo 8 a 7. Niente fuori serie. Niente. Sei stata fortunata, Ce la giochiamo tutto all'ultimo, Oddio. Ma guarda che ero carico. No, vabbè, io parlo troppo presto. Parlo troppo presto. Fammi sta zitto, no, perché non è finita. Può essere che oggi perdo. Ma guarda com'è. Sì. Vai in base al tempo, siccome io so. No, hai visto quando te lo senti? Vai, vai. L'altra volta non te sentivi niente, ma hai trovato un mio alternativo, te lo ricordo. Vai, codice. Dai, cerca di trovarmi qualche altra fuoriserie che ci servono. Allora, Reshiram. Stai un pochino più centrale, se riesci, vai. Niente fuori serie. Perso. Vi ho vinto con un pacchetto. Quasi quasi lo tengo sigillato così, giusto per fare un po',
Ho vinto. Guarda che è inutile. Mamma mia, che faccio una mega miniatura. Ho vinto senza dire neanche quello che abbiamo trovato. Ho scritto ho vinto in grande. Mi sa che ti conviene farla perché è la prima e l'ultima volta. Raga, vi dico solo che il prossimo video dopo di questo sarà un'altra sfida e ci andiamo a spacchettare la statuina VMAX. Quindi anche lì ci sarà da divertirsi. Speriamo che esce qualche bella storia. Madonna, che strano sentirsi perdenti. Ma ti senti sempre così? Allora, calcola, ti dico che lì vedo un bordino. No, non ci stanno più fuori sede. Però ecco, ho trovato. Mamma mia, un altro. Escono veramente come i funghi questi qua. 10 a 4. Ho raggiunto la cifra tonda io. Che vuol dire 10 a 4? 10. Ho fatto 10 punti. Ah, ok. Mica 3, 4. 6, io mica no, so 4. No, no, sto giocando. Sto giocando. 3, 6, 7, 8 e 9. E tu stai a 7. 10 a 4, ciao. Ah, ho detto 10 a 4? Sì. Non lo so allora perché come ho contato. Comunque stiamo 9 a 7. A vincere ho vinto. Però mi aspettavo qualche fuoriserie in più. Io ne ho trovate 2, tu 3 e tu 1. Però in tutto 3. 3 su 10 pacchetti ci può stare. Ci può stare, dai. Sì, alla vabbè, fine, oggi a me è andata un po' male. Sì, però comunque certo che deve essere brutto sentirsi sempre così, amore. Mamma mia. Non so quanto tempo è che mi sento così. Comunque, una boccata d'aria, raga, l'abbiamo presa. Finalmente. Noi vi ringraziamo. Comunque sono uscite belle carte, dai. Specialmente dai, la gold amica. Nelle random non me l'aspettavo di certo. Pensavo fosse proprio una spacchettata veloce le random. E invece una bella gold è uscita. Ragazzuoli, noi vi ringraziamo veramente per essere arrivati fino a questo punto. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e un commento. E noi ci vediamo in un prossimo unboxing. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.